Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube. Un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Andremo velocissimi perché i mercati azionari americani sono appena partiti, in realtà da una mezz'oretta, e già stanno dando i primi segnali positivi dopo una mattinata abbastanza contrastata con un leggero negativo. I mercati sono rimasti piatti per tutta la mattinata, quelli europei addirittura un pochino più depressi. Perché? Perché ovviamente sono in stallo, no? Sono in stallo perché non ci sono avanzamenti degni di nota da un punto di vista soprattutto diplomatico da una parte, e soprattutto perché i mercati forse aspettano appunto questo colloquio che si sta svolgendo in questo momento tra il presidente Biden e il presidente Xi. Ovviamente la Cina è chiamata a una posizione neutra, almeno per quanto riguarda l'Occidente, cioè nel senso l'Occidente non vuole che la Cina si esponga in favore della Russia in maniera troppo marcata. C'è da dire che, come abbiamo detto anche negli scorsi video, la Cina non ha alcun interesse nell'appoggiare la Russia in maniera troppo scoperta. Perché? Perché ovviamente gli interessi economici e politici di Pechino, sono essenzialmente rivolti verso l'Occidente. Come abbiamo visto, il valore degli interscambi commerciali tra gli Stati Uniti, con gli Stati Uniti e l'Europa vale circa 15 volte in più di quello che hanno con la Russia stessa. Quindi capite bene, insomma, che la Cina è sempre estremamente pragmatica nelle sue mosse, quindi difficilmente la vedremo coinvolta, diciamo, fin troppo in prima persona. Quindi molto probabilmente Biden farà pressione appunto affinché la Cina resti un po' distaccata, un po' fuori. E questo ovviamente fa anche il gioco della Cina, a cui servono i partner commerciali europei, ma a cui serve anche il partner commerciale russo, da cui attinge un terzo delle sue riserve energivore, per cui petrolio, gas, e quindi è davvero molto importante questo incontro. Intanto andiamo a vedere come stanno reagendo i mercati in questi primi momenti. E adesso guardiamo qui, è scattato subito un allarme, c'è il gas che sta muovendosi molto molto volatile, in maniera molto molto volatile. Allora, questo che state vedendo adesso, questo è un ETF dell'uranio, lo stavo seguendo perché si parla molto di uranio ultimamente, no? Anche sul nucleare in Italia, eccetera, eccetera. C'è tutto un discorso molto molto complicato sul nucleare in Italia, che riguarda un po' tutta una serie di motivazioni da un punto di vista ecologico, un po' tutta una serie di paure che ci tiriamo dietro ormai ovviamente da decenni, un po' tutta una serie di informazione grossolana e tanta disinformazione. Quindi anche qui poi bisognerà un attimino fare un po' di chiarezza. Io ho in programma nei prossimi giorni di fare un punto, un video magari con un esperto del settore, dove potremo fare un pochino di chiarezza e anche magari prendere qualche spunto proprio anche sull'investimento sull'uranio, no? Perché comunque l'uranio è una materia prima estremamente particolare, estremamente, insomma, necessaria per le tante centrali nucleari che ci sono in giro per il mondo. E questo URA è un ETF molto interessante, è un Global Uranium ETF e praticamente, diciamo, raccoglie un po' tutti i produttori di uranio nel pianeta. Detto questo, andiamo a vedere cosa sta succedendo sul Nasdaq. Nasdaq che parte di gran carriera, più 0,77%, pronti via. Era negativo fino al suono della campanella, è partito più 0,80%, più 0,50%, l'S&P 500 recuperano dai minimi anche le borse europee, meno 0,65 FTSE MIB, era arrivato anche a meno 1,20, Germania meno 0,50, UK meno 0,27, la Francia meno 0,60. Stamattina i mercati asiatici avevano chiuso in maniera leggerissimamente positivo, 0,67 il China 300. Qui adesso state guardando il future sia del China 50 e l'Hang Seng di Hong Kong, e l'Hang Seng Tech che aveva chiuso a meno 1,92 dopo le grandi galoppate degli ultimi giorni, ma tutto sommato comunque chiusure estremamente interessanti. Passiamo oltre e andiamo magari a vederci un po' di Forex, perché allora innanzitutto andiamo a guardare cosa sta facendo il dollaro. Dollaro più 0,16%, guardate, è andato a rimbalzare qui proprio sulla media a 21 periodi, da qui in questo momento ormai da 2-3 settimane la sta utilizzando un po' come supporto, ma il trend resta comunque rialzista. Su questo ovviamente sconta la salita del dollaro un pochino l'euro, ma resta l'euro sopra questa trend line che abbiamo visto nei giorni scorsi, che è diventato un supporto molto molto forte, e poi anche una soglia psicologica, quella degli 1,10. Andiamo a vedere cosa sta facendo anche il eccolo qua, dov'è? Eccolo qua.
diciamo, cosa sta facendo? Il rendimento dei bond a 10 anni, quindi Treasury a 10 anni, oggi siamo in leggero negativo, beh, mica tanto, meno 2%, no, siamo a meno 1,38%, segnano comunque 2,14% il rendimento dei bond a 10 anni, comunque abbastanza altino, e insomma non proprio il massimo per le aziende americane, quelle grow soprattutto, no? Quelle che chiamiamo sempre aziende grow, quelle che, si fanno no, quelle che diciamo, si fanno prestare di più i soldi per fare i propri investimenti. Andiamo a vedere invece adesso cosa stanno facendo i vari titoli azionari, sempre siamo sul mercato americano. Allora vediamo un po', col mercato del Nasdaq che in questo momento è l'S&P 500 positivi, vediamo che abbiamo AMD più 1,30, Nvidia balza a 4,80, grande balzo di Nvidia in questo momento, più 4,80, davvero, guardate, ha utilizzato qui, veramente sta utilizzando la media 200 periodi e la media 50 come grande supporto, vedete che siamo molto vicini al dead cross e questo è un pericolo enorme per il futuro. E poi Amazon più 0,40, Apple più 0,47, Facebook più 1,08, Facebook o Meta. Siamo arrivati a 2,10, guardate quanta strada deve recuperare Facebook. E Google oggi leggermente negativo, meno 0,11, Intel meno 0,32, quindi Intel probabilmente sente un pochino il balzo di Nvidia e probabilmente anche quello di AMD. Snowflake 5,70, vediamo cosa sta facendo Tesla, perché comunque Tesla teniamo sempre abbastanza monitorata, eccola qua Tesla 8,95, un bel balzo anche oggi per Tesla dopo quello di ieri, più 2,71%, vedete che sta cercando faticosamente di tirarsi fuori da questo enorme trend negativo che aveva iniziato proprio a dicembre e adesso vedete che incontrerà la media 50 periodi che utilizzerà, diciamo, come resistenza, ma il prezzo vedete si è per il momento messo sopra la media 21 periodi. Questo potrebbe innescare sicuramente un nuovo trend rialzista per Tesla, perché no? Pur anche se Tesla dovrà fare i conti e anche lei con i vari approvvigionamenti di materie prime necessarie per la costruzione sia delle batterie che tanto delle macchine, quindi sarà un 2022 comunque tutto da valutare anche per Tesla. Passiamo oltre. Allora, passiamo sul mercato delle commodities. Siamo sul rame. Guardate, questo grafico qua del rame è un po' diverso da quello che vi faccio vedere di solito, perché qui siamo sempre sul dollaro, ok? Ma siamo sul dollaro per tonnellata. Vedete, siamo a 10.355 dollari per tonnellata. Perché vi faccio vedere questo grafico? Perché ho trovato un articolo interessante, guardate, ve lo faccio vedere subito. Proprio perché mi sembrava giusto tornare su questi articoli qua, perché ogni tanto ne parliamo, no? Delle grandi banche d'affari, dei grandi esperti, grandi investitori, no? Che fanno le loro proiezioni. Vi ricordate? Spesso abbiamo preso in giro Goldman Sachs per delle proiezioni che assolutamente inesistenti, oppure JP Morgan per sparare cifre che non stavano nel cielo e in terra. Stavolta tocca a Citigroup. A ottobre, quindi a ottobre 2021, quindi neanche tanto tempo fa, si era espressa in questo modo: il prezzo del rame calerà del 10% nel quarto trimestre. Allora, eravamo qui, guardate, eravamo al 1 ottobre 2021. Allora, qui dice calerà del 10% nel quarto trimestre, significa quindi ottobre, novembre, dicembre. Allora, il rincaro delle materie prime deve preoccupare gli esperti, ma tuttavia Citi ha aumentato la sua posizione ribassista sul rame nel breve termine, abbassando la previsione a 3 mesi sul prezzo a 8.200 dollari la tonnellata, pur restando il rame un'opportunità di acquisto per gli investitori. E dice tornerà a 9.500 dollari entro la metà dell'anno prossimo. Allora, ovviamente poi dopo ci sono stati forse un po' di eventi che Citigroup non aveva ipotizzato, ovviamente una guerra non era certo uno di quegli eventi che si poteva ipotizzare, ma c'era da dire che comunque questa previsione sui 3 mesi era abbastanza interessante, no? Quindi andiamo a vedere un pochino quello che è successo però in quei 3 mesi, quindi torniamo sul nostro grafico. Allora, eccoci qua, siamo a ottobre 2021, vedete, siamo qui, siamo a ottobre 2021, settembre, ottobre. Eccoci qua, siamo a 9.000 dollari, vedete, a tonnellata, quindi Citigroup diceva nei prossimi 3 mesi, quindi quarto trimestre del 2022, il prezzo scenderà.
Bene, allora, dunque il prezzo è cominciato a decollare, ok? Arrivando fino ai 10.300, poi è sceso in effetti, è arrivato a novembre che era ancora intorno ai 9.000, poi è continuato a rimbalzare tra i 9.800 e 9.200, poi è arrivato a un minimo di 9.000 intorno al 16 dicembre, per poi chiudere l'anno, eccolo qua, a circa 9.700. Quindi la previsione di Citigroup che dice di aver aumentato le sue pressioni ribassiste sul prezzo, direi che è andata un pochino a farsi friggere, ok? Perché alla fine, nei tre prossimi 3 mesi, il calo del prezzo del 10% rispetto all'attuale non c'è stato. Non solo, nei primi 6 mesi del 2022 il prezzo tornerà a 9.500, quanto che dicevano. C'è da dire che in effetti qui un pochino ci hanno preso, perché poi dopo il prezzo dal 1 gennaio, dove si trovava già a 9.800, non ha fatto altro che continuare a crescere tra alti e bassi di vario tipo, ma qui siamo arrivati ben oltre i 9.500, siamo a 10.800, guardate qua, 10.391 in questo momento, 10.361 proprio ora. Quindi capite bene che chiaramente Citigroup forse non aveva preso in considerazione quello che poteva essere un problema, quale un conflitto di questo tipo. Però c'era da dire che scommettere su un calo del rame sui primi, gli ultimi 3 mesi del 2021 era abbastanza azzardato da un certo punto di vista, soprattutto per come si stava muovendo il prezzo. Però, ripeto, questo è il motivo per cui io non mi fido mai delle ipotesi fatte dai grandi investitori, dai grandi gruppi di investimento, dalle grandi banche di investimento. Perché? Perché spesso le banche hanno le loro motivazioni per pubblicare certi articoli, no? Non sempre sono guidati dall'effettiva idea che quel prezzo vada in una certa direzione. Mi ricordo ancora quando Goldman Sachs diceva che nel 2021 l'oro sarebbe arrivato a 3.000 dollari ed eravamo a giugno 2021 o maggio 2021. Ovviamente, insomma, cifre sparate a caso. C'è da dire quello che ci ha preso invece, è forse la stessa Goldman Sachs, che diceva che il prezzo del petrolio sarebbe arrivato a 100 dollari a gennaio, se non ricordo male, o comunque giù di lì. E lì devo dire che alla fine c'era andata abbastanza, forse un po' più in là di gennaio, comunque aveva previsto un prezzo oltre i 100 dollari e lì un pochino ci aveva preso, poi magari certo non si aspettava neanche lei una guerra, però probabilmente a 100 dollari ci sarebbe arrivato per i vari motivi che già conosciamo sul petrolio, che sono una materia prima estremamente manipolata. Però, ripeto, questo vi deve far capire che un conto è quello che leggete, ma un conto è quello che dovete cercare di capire con la vostra mente. Quindi andate a informarvi, guardate i grafici, se effettivamente quello che vi dice il grafico è quello che pensate che possa succedere, perché poi queste previsioni messe lì con la sfera di cristallo ogni tanto lasciano il tempo che trovano. Quindi queste centinaia di analisti strapagati dalle banche d'affari che tirano fuori report e previsioni da sfera di cristallo, insomma, fanno davvero sorridere. Quindi noi, diciamo, le leggiamo, ci facciamo due risate, ma poi pensiamo con la nostra testa, che è sempre bene. E dunque, tornando a quello che dobbiamo pensare, allora, diciamo, petrolio 103, guardate che balzo che ho fatto ieri, petrolio più 8%, 103 dollari, davvero tanta, tanto, ancora è tornato davvero a livelli molto, molto alti. Andiamo a vedere quello che sta facendo il grano che si sta assestando, vedete, sopra i 1.000 dollari, ma certo è ancora molto alto, però insomma almeno è lontano dai 1.364. Poi vediamo un pochino il nickel ancora fermo sul mercato di London Metal Exchange, guardiamo il gas americano che, guardate, oggi era andato a sfiorare di nuovo i 5 dollari, ma adesso è tornato un pochino indietro, 4,89. Qui ne abbiamo già parlato, ho detto che ci sono diverse posizioni in gioco, nel senso ce n'è una ribassista dovuta alla stagionalità, dovuta ai consumi della stagione, ok? E ce n'è una invece estremamente rialzista e quella che un po' più mi spaventa è perché ovviamente la quantità di gas che potrebbe essere esportato, quindi la maggior richiesta di gas americano verso l'Europa e non solo. Ovviamente, guardando poi il commitment of traders oppure gli open interest sulla materia prima, un po' spaventa il fatto che ci sia veramente
tanto, tanto interesse, tanta pressione. Ci sono tanti acquisti di call, quindi tanta pressione al rialzo sul prezzo rispetto a quella che sia verso il basso, quindi di vendita. Più o meno, diciamo, siamo superiori al 65% per quanto riguarda la probabilità che possa rialzare il prezzo. E questo un po' mi spaventa perché io tendenzialmente sarei ribassista. Stessa storia, andiamo a farla invece, storia inversa, invece la facciamo scusate, sul rame, perché come abbiamo visto il grafico precedente adesso è molto più alto di quanto doveva essere, ma qui, guardando sempre gli stessi dati, guardando sempre le stesse statistiche che abbiamo già visto nei giorni scorsi, nei vari grafici, posso ipotizzare, posso cercare di pensare che sul rame ci sia ancora una spinta rialzista abbastanza forte, quindi non mi stupirei, così come non mi stupisco di vederlo a questo prezzo, non mi stupirei di vederlo arrivare a 4,80-4,85, magari non oggi, ma magari nella prossima settimana, e perché no, tentare anche di sfidare di nuovamente il livello dei 5 dollari, perché sul rame davvero ci sarà davvero molta molta richiesta, soprattutto perché le aziende produzione di pannelli solari, energivore, qualunque altro potenziamento di impianti energetici, ovviamente serve tanto tanto rame, e questi, i paesi che producono rame non sono tantissimi, quindi capite da soli che la situazione potrebbe cominciare a diventare un po' complicatina per questa materia prima, che davvero rischia di diventare un tipo l'oro nei prossimi anni. A proposito di oro, andiamo a vedere quello che sta facendo l'oro. Siamo l'oro che oggi è in discesa 1,930, ma si è stabilizzato ormai sopra i 1900 dollari. Molto interessante vedere che finalmente, vedete, si è appoggiato su questa trend line dinamica ascendente e la sto usando come supporto. Qui lo sapete quali sono le mie idee sull'oro. L'oro per me nel 2022 era previsto rialzista, ma ve lo stavo dicendo già negli ultimi mesi del 2021. Certo, non mi aspettavo una guerra nemmeno io, però insomma siamo comunque in linea su quelle che sono le attese un po' per tutti. Chiudiamo con le criptovalute, perché Bitcoin stabilizza a 40.696 in questo momento, quindi 40.500 intorno ai 41. Siamo in una fase estremamente laterale con pochissimi volumi, e quindi questo cosa significa? Significa che Bitcoin sta lateralizzando e si sta un pochino caricando in qualche modo, no? Quindi mi aspetterei che in questo momento di dilatazione, no, del prezzo ci possa essere un punto di accumulo, che è questo qui, che da cui poi Bitcoin possa sperare, possa salire, possa ripartire e ricominciare, insomma, a sfidare le quote prima di 42 e poi 47K. Oltre 47K torneremo finalmente a vedere dei prezzi un pochino più interessanti, no? Però, già ripeto, questa è tutta ovviamente ipotesi, bisognerà vedere poi alla fine come reagirà il prezzo di Bitcoin. Per il momento resta la correlazione che abbiamo già visto negli ultimi video sulle tabelle che abbiamo fatto vedere, magari le aggiorniamo e ve le faccio vedere già domenica o lunedì quando faremo il prossimo video di update. E quindi qui Bitcoin in questo momento si sta comportando un pochino più come una equity che come un bene rifugio, come abbiamo già detto. Per il momento oggi le cripto sono abbastanza ferme, diciamo, non c'è molto movimento, meno 1, meno 3, meno 2, diciamo, non si possono chiamare neanche movimenti negativi, sono praticamente fermi. Vedo Cake che sta facendo meno 8%, ieri aveva fatto un bellissimo rialzo, dal Cake aveva fatto circa il più 16%, se non ricordo male, quindi oggi c'è un po' di presa di posizione, guardate, è scesa tantissimo, quindi ha davvero tanta tanta strada da fare per Cake. Altre cose dal primo momento non ce ne sono, quindi chiudiamo qui questo video aggiornamento molto veloce, molto breve, spero di vi sia stato utile. Mi raccomando di iscrivervi al canale YouTube come sempre, di seguirmi nei miei aggiornamenti. Se hanno dubbi o domande chiedete sempre, io rispondo a tutti. Vi ricordo di seguirmi anche sui vari canali social che trovate qui sotto, soprattutto nel gruppo Telegram, dove pubblico le mie analisi e le mie indicazioni, diciamo, ipotesi di idee di trading proprio tutti i giorni, quindi mi trovate lì anche abbastanza facilmente. Bene, buona domenica, buon fine settimana a tutti, sperando che sia un weekend un po' più tranquillo,
tranquillo e risolutivo e ci vediamo ai prossimi aggiornamenti. Keep calm and make money. Ciao a tutti!